tutti, rieccoci qui. A questo punto dovreste aver cominciato tutti la vostra attività di tutorship o ad essere quasi al momento dell'inizio. Avete incontrato qualche difficoltà o qualche situazione difficile che volete provare a condividere? Proviamo a vedere se ci ponete qualche quesito. Ecco, vedo che Eric ci chiede: devo fare la mia prima lezione settimana prossima e sono agitato perché dovrò parlare davanti a tante persone. Capisco, cioè parlare davanti a tanta gente può non essere facile le prime volte. Il consiglio che posso darti è quello di prepararti bene, progettare bene la lezione. Prepara la traccia dettagliata e prova per ciascun passaggio o attività a ipotizzare una tempistica, una semplice tabella. Ti aiuterà molto anche durante la lezione a capire se sei nei tempi previsti o se è necessario andare più veloce su alcuni aspetti. Se riesci, se hai voglia ovviamente, esercitati a casa ripetendo ad alta voce soprattutto i passaggi più difficili o più complicati. Ti aiuterà ad essere più sicuro quando sarai in aula. Vediamo se arrivano altre richieste. Ecco, abbiamo May che dice: se durante la lezione mi fanno una domanda a cui non so rispondere, cosa faccio? E questo è un problema che si pone spesso. Rimani tranquilla e rispondi che su questo specifico aspetto non sai rispondere in modo completo. Non è un problema. Ti segni la domanda e dici che la volta successiva la riprenderai quando avrai recuperato tutti gli elementi. Eventualmente, se te la senti, puoi anche allargare la domanda alla classe e chiedere se qualcuno si è trovato ad affrontare lo stesso problema e come l'ha risolto. Vedo che, ecco, le domande sono parecchie. Arriva anche Amid chiedendo se mi dovesse capitare un gruppo di studenti che non segue durante la lezione, cosa posso fare? Questo succede spessissimo. Allora, come prima strategia, prova a coinvolgerli direttamente nella lezione, facendo una domanda, coinvolgendoli proprio personalmente. Oppure, se è un laboratorio e stanno lavorando autonomamente, avvicinati e chiedi loro se è tutto chiaro, se hanno dei problemi o se vogliono confrontarsi con te sul loro progetto. Se a fronte di questo tuo coinvolgimento continuano a prestare attenzione alla lezione e a fare altre cose, ricorda che la responsabilità di sfruttare o meno l'opportunità che hanno è loro. Se però disturbano le attività degli altri studenti, allora devi riprendere l'attenzione di tutta l'aula e chiedere a tutti di abbassare un poco il tono della voce, così da permettere di seguire tranquillamente la lezione o di lavorare al proprio progetto. Di solito questo è sufficiente per ricreare una situazione tranquilla. Intanto è arrivato Luca che dice: scusate, faccio il tutor in un corso di ripasso. Non essendo io il docente ufficiale, si presentano in pochi alle lezioni. Cosa posso fare? Ma i motivi per cui gli studenti si presentano poco possono essere tanti, non necessariamente dipendono da te. Ad esempio, la maggior parte degli studenti magari si sente già sicuro su quella materia. Oppure non tutti sanno che c'è il corso di ripasso. Oppure si sovrappone ad altre lezioni. Allora, il consiglio è che se c'è un docente o una figura di riferimento, prima di tutto parlane con lui per capire cosa si può fare e come muoversi. In ogni caso, ti proponiamo un paio di idee su come stimolare la partecipazione. Allora, prima di tutto, entra in un maggior dialogo con gli studenti che hai in aula. Chiedi loro cosa ritengono che sia utile e prova a modificare leggermente le tue lezioni per andare incontro alle loro esigenze. Puoi domandargli la voce oppure puoi lanciare un breve questionario, un sondaggio online. Dichiara poi in anticipo quali saranno gli argomenti che verranno affrontati nelle lezioni successive. Puoi anche lanciare un quiz prima della lezione o chiedere di risolvere a caso un esercizio inerente agli argomenti che tratterai. Potrai suggerire di partecipare se ottengono un punteggio troppo basso nel quiz o se si trovano in difficoltà nella risoluzione dell'esercizio. Facci sapere come va. Da Claudia ci arriva un altro problema: con il mio studente siamo riusciti a vederci solo una volta, fissiamo l'incontro ma all'ultimo momento salta perché ha un impegno. È una cosa che succede spesso. Allora, per prima cosa parlane francamente con lui, prova a capire come mai non riuscite a incontrarvi, perché non partecipa agli incontri. Se ha un problema semplicemente organizzativo, valuta con lui la possibilità di lavorare a distanza, puoi proporgli di vedervi online. Oppure proponigli di risolvere a casa degli esercizi, rispondere a delle domande a cui poi tu darai un feedback quando riuscirai.
Ovviamente puoi mettere in campo queste strategie solo se la tua università lo consente e non ci sono vincoli legati agli incontri in presenza, quindi prima di proporlo informati bene. Se è molto impegnato e non riesci a dedicare a questo percorso il tempo che sperava di dedicargli, rinegozia con lui i risultati di apprendimento attesi e lo sforzo reale che potete mettere in campo, così da definire un piano delle attività sostenibile per entrambi. Se invece ti dice che purtroppo ha capito di non avere spazio in questo momento, parlane subito con il responsabile della tua attività di tutor e decidi con lui come meglio procedere. Allora, vediamo se ci sono altre domande, ne abbiamo ancora un paio. Sofia chiede: faccio la tutor a un gruppetto di 3 studenti, ma non hanno chiaro su cosa verterà l'esame. Devo contattare il docente per avere informazioni? Questo è un bel tema, perché per potersi preparare al meglio è sicuramente utile avere più informazioni possibili su come sarà strutturato l'esame e quali risorse e materiali sono messe a disposizione dal docente. Però non sostituirti mai tu agli studenti nel rapporto con il docente. Cioè, devi suggerire loro di leggere con attenzione la descrizione del corso, le modalità d'esame, magari fatto insieme, spingili a cercare temi d'esame degli anni precedenti, a chiedere informazioni a studenti che hanno già sostenuto l'esame. Se ritengono, saranno loro eventualmente a informarsi direttamente con il docente. Lascia il rapporto con il docente a loro. Abbiamo un'ultima domanda che viene da Pietro, che dice: e se non riesco ad aiutare lo studente? Pessimista. Cioè, tutti abbiamo un po' questa preoccupazione, no? Immagino che ce l'abbiate un po' tutti. Cioè, il vostro compito come tutor è quello di creare le condizioni più favorevoli possibili. Non potete essere certi del successo dello studente che accompagnate. Tocca poi a ciascuno studente approfittare dell'opportunità. Anche se non dovesse superare l'esame, non vuol dire che comunque voi non l'abbiate aiutato. È probabile che abbia sviluppato, grazie a voi, una maggiore confidenza con la materia. Può anche essere che l'abbiate aiutato ad avere più fiducia nelle proprie capacità, anche se non ha passato l'esame. Riproverà l'esame e magari andrà meglio. Per il momento vedo che non ci sono altre richieste. Spero di aver risposto a tutti i dubbi principali. Continuiamo nel nostro lavoro. A presto!